Amici, benvenuti sul canale 9000 giri elaborazioni. Oggi vi presentiamo due lavori, di cui uno in particolare, quello sulla 124 Abarth, che riprende una parte di lavori fatti precedentemente. In questo caso andiamo a descrivere quello che è la chiusura dello stage 1 e l'inizio di uno stage 2, avendo montato un intercooler maggiorato e abbiamo finito la linea di scarico Ragaz, che abbiamo iniziato con precedentemente il terminale a quattro uscite. In questo caso abbiamo montato il centrale libero e poi faremo una mappatura che va a chiudere tutta la parte di stage 1. Poi in una prossima puntata, quando il cliente vorrà farlo, perché per il momento abbiamo commissionato solamente questo tipo di lavorazioni, andremo poi a parlare del discorso sulla turbina. La seconda macchina che vi presentiamo è una Renault Megane Coupé, dove il cliente ha già iniziato alcuni lavori di carattere estetico e per il momento a livello meccanico abbiamo iniziato montando un terminale sportivo della Super Sprint, quindi solamente terminale, e da qui poi con successive implementazioni andremo a sviluppare altri tipi di lavori. Io adesso lascerei la parola a Mirko, che è il mio collega, che poi meccanicamente è quello che si occupa di montaggi e vi può spiegare in dettaglio quello che è stato fatto. Ciao a tutti, bentornati sul canale YouTube 9000 giri preparazioni. Oggi riparliamo della 124 Spider che avevamo già fatto vedere, perché abbiamo eseguito un upgrade. Siamo andati a sostituire il tubo centrale, che già è diretto ma è una linea del diametro da 55 mm, e siamo andati a modificarlo mettendo una linea più ampia da 70 mm fino al terminale, che abbiamo cambiato dall'originale Abarth e abbiamo messo il Ragazzon con il sistema a valvole. In poche parole, all'interno abbiamo un telecomando wireless. Noi, schiacciando il telecomando, possiamo aprire e chiudere le valvole e modificare il rumore, o lasciarla silenziosa o fargli fare un sound un pochettino più corposo. Abbiamo montato questo tipo di terminale perché il cliente aveva l'esigenza di poter silenziare la macchina, perché dove vive lui purtroppo deve scendere nei box e non vuole dar fastidio. Invece con l'Abarth originale se aveva questo problema, che rimaneva molto rumorosa. Invece con questo sistema si può anche silenziare e riattivare il sound tramite le valvole. Seconda cosa, siamo andati a modificare l'intercooler. Abbiamo tolto l'intercooler originale e le loro relative curve, curvettine stampate, giunzioni. Abbiamo messo un intercooler maggiorato con i tubi che direttamente vanno sia al turbo che al corpo farfallato, senza più giunzioni, cioè diretti. Quindi dall'intercooler si esce, c'è tutto un tubo in silicone che va direttamente al turbo e un altro, quello di uscita, che va direttamente al corpo farfallato, tutto in un unico pezzo, ovviamente studiato specifico per questa macchina. Per ultima cosa, abbiamo rimappato anche la centralina elettronica, ovviamente per adeguare un pochettino il turbo lag che si crea avendo dei tubi un po' più maggiorati e l'intercooler un po' maggiorato. Abbiamo rimappato la centralina e monta anche una centralina Selectron in abbinamento, perché il primo step l'aveva fatta con la Selectron, adesso ha tutte e due. La Selectron è l'unico prodotto che si riesce a montare anche con macchine già mappate, e andiamo a migliorare ancora di più le prestazioni. Adesso vi farò vedere come funzionano le valvole wireless. Questo è il telecomando, adesso siamo sulla posizione off, accendiamo la macchina e questo è il sound della macchina con le valvole chiuse. Quindi non è fastidioso niente. Quando vogliamo il sound, schiacciamo on, le valvole si apriranno e questo è il sound classico del 124 ABA. Schiacciamo off e la macchina torna quasi silenziosa. Riapriamo le valvole. Come sentite, il sound cambia completamente, da acceso a spento, diciamo.
Oggi parleremo di questa Renault Megane 3 1004, dove abbiamo montato dei piattelli distanziali, cerchi in lega e uno scarico omologato della Super Sprint. Il cliente ha voluto mettere il piattello distanziale, che si può ben vedere, per portare la ruota, diciamo, a filo carreggiata, perché era molto dentro, soprattutto perché abbiamo cambiato il tipo di cerchi con un ET molto meno pronunciato, quindi stavano molto dentro e sinceramente era bruttina da vedere. Poi abbiamo montato un terminale, come dicevo, della Super Sprint omologato, con l'uscita però nascosta, perché già originale questa macchina esce con l'uscita nascosta. L'upgrade che vuole fare il cliente è trovare una soluzione per far uscire almeno due scarichi, diciamo, doppi, giusto per estetica, collegandosi allo scarico originale. Per il momento viene montato così perché dobbiamo consegnare la macchina, quindi il cliente stasera andrà via con questo, diciamo, terminale montato come in teoria andrebbe montato originalmente. Poi, appunto, come dicevo, ci sarà un upgrade dove noi metteremo uno scarico doppio nero, che le vuole neri. Faremo una modifica a questo tubo in maniera da non ostacolare i flussi di gas di scarico. Per oggi è tutto, vi invitiamo, se avete domande, questioni, a contattarci telefonicamente in sede. Io sono sempre qua, mi potete trovare allo 0273 83 175. Se chiedete di Luca, io vi rispondo sempre. Ci potete scrivere per mail e, cosa importantissima, iscrivetevi al canale, così rimarrete sempre aggiornati su tutto quello che facciamo. Alla prossima!